Beh, la vitamina B12 è, lo dice la parola stessa, una vitamina, quindi è un nutriente essenziale per l'organismo umano che deve essere ricavato dall'esterno. Quali sono le fonti di vitamina B12 nella dieta? Allora, in una dieta vegetariana, i cibi vegetali non contengono vitamina B12 a meno che non siano contaminati da batteri e comunque è una quantità non quantificabile e quindi non utilizzabile, non considerata come fonte affidabile. Così come non sono fonti di B12 tutti i prodotti fermentati, quindi la soia fermentata, miso, tempè e le alghe. Questa è una grossissima credenza sbagliata che ha portato purtroppo, cioè ci arriva dalla cultura macrobiotica, che è uno dei capisaldi delle carenze che poi vengono trasferite alle diete vegetariane, ma non, di fatto, cioè questi alimenti non sono considerati fonti affidabili di B12. Contengono piccole quantità, ma contengono soprattutto analoghi biologicamente inattivi. Che vuol dire che quando vengono introdotti nell'organismo non solo non apportano le forme attive di B12, ma possono andare a come dire, interferire con l'assorbimento della B12 attiva. E veniamo all'aspetto assorbimento, perché la carenza di B12 nella popolazione generale è principalmente dovuta ai problemi di assorbimento. Quindi in persone che comunque introducono la B12 a partire dai cibi animali, poi magari facciamo una parentesi su quella che è la fonte di B12 di questi cibi, comunque può manifestarsi una carenza per problemi di assorbimento, in quanto la vitamina B12 per essere utilizzata dall'organismo e quindi per andare a esplicare la sua attività metabolica deve prima di tutto essere staccata dai cibi che la contengono. E questa già si è visto che è una cosa che sopra i 50 anni il 30% della popolazione perde. Deve essere legata al fattore intrinseco e quindi deve esserci una mucosa gastrica integra, in grado di produrre fattore intrinseco. Legata al fattore intrinseco arriva all'ileo terminale e solo lì viene assorbita. In tutto questo percorso, ostacoli o forche caudine, come dico io, ci sono svariati interferenti. Il primo e più comune è appunto, come dicevo prima, una situazione di gastrite in cui la mucosa gastrica non è in grado di produrre acidità, non è in grado di produrre fattore intrinseco. E poi ci sono le situazioni iatrogene, queste sono principalmente legate a due tipi di farmaci. Il primo, che è comunissimo, sono gli inibitori di pompa protonica che vanno appunto a modificare l'acidità gastrica e quindi a interferire con la prima fase di quei processi che poi vanno a permettere l'assorbimento della vitamina. E un altro farmaco che va a interferire in modo molto importante con l'assorbimento è la metformina, farmaco antidiabetico orale che comunque si utilizza in tutte quelle situazioni di insulino resistenza e quindi trova impiego ormai in una vasta. In vaste strati di pazienti con insulino resistenza di varia eziologia. Una volta che la B12 però viene assorbita, entra sia nella produzione del DNA, quindi entra nella formazione dei globuli rossi e entra nel metabolismo dei grassi, quindi è importante sia per la formazione del sangue, per la prevenzione dell'anemia, che per l'integrità del sistema nervoso. A questo punto arriviamo però a una differenza, diciamo, tra quelle che sono le manifestazioni di carenza tra chi è vegetariano e quindi non assume B12, ma ha elevati apporti alimentari di acido folico e chi invece è un non vegetariano, quindi può assorbire la B12, però, oppure può introdurre la B12, ma non assorbirla, e però solitamente ha una dieta che è carente di acido folico. Infatti, l'acido folico è perfettamente in grado di vicariare l'azione della B12 sul sistema emopoietico, ma non sul sistema nervoso. Quindi, cosa succede? Che nei vegetariani, se nell'onnivoro il primo segno di carenza di vitamina B12 è l'anemia macrocitica,
E poi se questa non viene trattata, la carenza va avanti e va a danneggiare il secondo step è quello di danneggiare il sistema nervoso periferico e centrale, nel vegetariano può mancare la red flag dell'anemia macrocitica. Il vegetariano che ha una dieta ricca di acido folico può non avere questo sintomo precoce di carenza di B12 e se la carenza non viene riconosciuta e trattata può sviluppare i danni a carico del sistema nervoso, che sono i più vari, dalla depressione a problemi cognitivi, a neuropatia, a mielopatia. La sclerosi combinata del midollo è la forma forse più grave di manifestazione neurologica di carenza di B12. Come si fa per fare una diagnosi precoce? Allora, nei vegetariani è importante fare un dosaggio non solo della vitamina B12, ma di quella che è il suo metabolita che si accumula quando appunto non c'è B12. Non c'è B12, allora, non c'è B12, non c'è B6 e non c'è folati. E parlo dell'omocisteina. Qua in queste situazioni l'omocisteina, i livelli di omocisteina nel sangue tendono ad aumentare, ma nel vegetariano i folati e la B6 sono abbondanti nella dieta, quindi se la mia omocisteina aumenta nel vegetariano diventa veramente un segno estremamente specifico, un parametro estremamente specifico di carenza di B12, cosa che non può essere considerata nell'onnivoro, in cui ci può essere anche una carenza di acido folico e una carenza di B6, e in cui devo cercare altri parametri più sensibili, come per esempio l'olotranscobalamina 2. Ma ripeto, nel vegetariano un comune esame di routine, come ormai è diventata l'omocisteina, associato al dosaggio dei livelli ematici di B12 e un emocromo e al dosaggio dei folati, è in grado di dare una diagnosi precisa sullo stato del B12 dell'organismo. E vediamo un attimo invece, in modo abbastanza così sereno, quelle che sono le fonti animali di B12. Allora, le fonti animali sono tutti i prodotti animali. Dai cibi animali indiretti, quindi latticini e uova, alle carni. Nelle uova diciamo subito che la biodisponibilità della vitamina B12 è molto bassa, è il 9%, quindi un uovo è una fonte scarsissima di B12, nonostante ne possa contenere una certa quantità. Negli altri prodotti animali indiretti, come i latticini e nelle carni, dobbiamo capire un attimo questa B12 da dove arriva, perché non arriva più dalla sintesi intestinale della vitamina da parte dei batteri appunto intestinali dell'animale. Questo perché gli animali d'allevamento che vengano usati, che finiscano a diventare carne o che finiscano a diventare macchine per produrre latte, sono comunque tenuti in un ambiente artificiale. È un ambiente artificiale in cui la promiscuità li rende ad elevatissimo rischio di infezioni e per cui è necessario che vengano impiegate massicce quantità di antibiotici, che come sapete bene vanno a distruggere, a rendere sterile l'intestino. E d'altra parte, comunque, anche se questa cosa non si verificasse, anche se nel loro intestino ci fossero dei batteri produttori di B12, la loro vita ormai è molto molto breve, perché la B12 che si accumula nelle carni è quella in più rispetto a quella che l'animale utilizza per i propri fabbisogni metabolici. Quindi non ci sarebbe più in un animale che vive un anno o in un pollo che vive 40 giorni, voi capite che non c'è proprio il tempo materiale per produrre quella quantità, per accumulare nel tempo quella quantità di B12 che poi io posso trovare in quantità utili nei suoi prodotti. Guarda caso, nelle tabelle di composizione degli alimenti italiane manca completamente l'informazione sul contenuto di B12 dei prodotti. Okay? Non abbiamo questo dato, noi dobbiamo fare riferimento alle tabelle americane. Tabelle americane che sono ovviamente ricavate da dei campioni di alimenti in cui gli animali sono sicuramente supplementati con B12. Pensate che è stato stimato che nel 2008 nel mondo sono state prodotte circa 8 tonnellate di B12
l'equivalente di quello che servirebbe per il fabbisogno di 7 anni, 8 anni di tutta la popolazione mondiale. Quindi è chiaro che tutta la B12 che viene prodotta nel mondo va nei mangimi, non va negli integratori per l'uomo. Questo massiccio uso di integratori è però, capite, variabile, nel senso che l'allevatore può decidere di risparmiare, gliene dà poca, o può decidere di abbondare. Per cui noi no, di fatto ogni pezzo animale può contenere una quantità di questa vitamina, come anche di altre vitamine, assolutamente variabile. Noi non abbiamo nessun modo per sapere effettivamente in quel campione, in quel pezzo che io sto mangiando, quanta ce ne sia. E forse anche questo è uno dei motivi per cui la carenza di B12 è così diffusa. Forse la carenza di B12 degli onnivori non dipende solo da problemi di assorbimento, ma forse dipende anche dal fatto che in realtà nei cibi animali così tanta poi non ce n'è. Di fatto i cibi animali forse non sono neanche loro una fonte affidabile di B12.